Terzo spazio di Social Night, ho la mailbox piena di inviti ad eventi, la Puglia pullula e io ci vado a tutti, ma soprattutto vi porto con me. Venite, andiamo da City Moda dove ci aspettano Marilu Fiore, suo fratello Fabio, ma soprattutto Chiara Biasi per il lancio della sua linea Matinée. Venite con me. Le mie guide turistiche per ambientarmi e orientarmi meglio saranno i fratelli Fiore. Hello Marilu, ciao. Ciao, grazie per essere qui. Cosa vuoi sapere? Tutto, tutto, tutto. Chi ha la mappa dei due? Chi mi può gestire meglio? Allora, io posso raccontarvi che oggi siamo tanto onorati perché a brevissimo avremo Chiara Biasi qui con noi che presenterà la collezione mare del suo brand Matinée. City Moda avvia tante collaborazioni con i brand, ma siamo contenti di poter presentare finalmente la nuova collezione primavera-estate Beachwear. Per l'occasione ci sono tante bellissime iniziative. Abbiamo consulenza di make-up, consulenza di hairstyles, quindi consigli su come gestire i capelli al mare, ma novità assoluta proprio per un concetto di inclusività e body positivity. Stiamo dando consigli su quale costume indossare in base al proprio corpo. Il vostro pubblico ancora una volta risponde alla grande. Fortunatamente sì, bene il marketing, la comunicazione che ci fa conoscere in tutta la Puglia e in tutta la provincia di Bari e quindi ci vengono a trovare da un po' tutte le zone di Bari e della Puglia. Siete una big family, adesso vado un po' nel personale. La vostra estate del cuore insieme da bambini, quale e dove? E sono tantissime. Beh, tantissime estati insieme. Una su tutte eravamo in villa, in piscina, quindi a casa nostra in piscina, a casa massima a Bari Alto, e mi bruciai completamente e ci bruciamo tutti insieme completamente. E comunque fu un'estate bellissima. Forse dovevamo fare anche consigli su come non scottarsi al mare. È sempre utile. Sì, sì. Com'è la vostra estate 2024? Piena di lavoro, innanzitutto siamo... Certo, mi rispondi ai messaggi 24 ore dopo, ma è ok. Piena di lavoro, piena di tanto entusiasmo, siamo contenti del successo che stiamo portando avanti del nostro sviluppo e sicuramente le novità saranno proporre altri eventi durante l'estate e magari il prossimo evento lo facciamo in spiaggia. Difatti questa è solo una delle tappe degli eventi organizzati in collaborazione con le aziende con le quali collaboriamo e quindi Matinée è una di queste e ce ne saranno ancora altre come ha anticipato Marilu. Il brand Fiore che tu indossi e che conosco bene ormai viaggia in tutta Italia e non solo. C'è stato un momento che ti ha inorgoglito particolarmente? Io sono orgoglioso del brand Fiore dal primo giorno in cui abbiamo avuto il definitivo del logo Fiore. Da lì è stata proprio solo un'escalation, un divenire e ci saranno tante novità, alcune delle quali non so se posso ancora svelarle. Una la possiamo fare lo spoiler? Una. Una. Poi stay tuned, ma Fiore 1957 andrà a Vancouver. E allora anch'io. Per forza. Buona estate per tutti i vostri progetti, ma anche per la vostra famiglia. Grazie, grazie. Dalle Instagram story si era ritratta Trani, Chiara Biasi è arrivata a City Moda a Bari. Ben arrivata in una seconda casa. Ciao, sì, io amo la Puglia, veramente sono adottata da questa regione. Che vibe senti per quest'estate 2024?
E vorrei tanta spensieratezza, dato che c'è molta pesantezza attorno, dovremmo un attimo alleggerirci, cercare di pensare solo a cose positive, almeno provarci. Un tuo ricordo di un'estate da bambina, chiudendo gli occhi, cosa ti viene in mente? Allora, da bambina, vabbè, quelle con i miei genitori, chiaramente. Un po' da più adulta, adolescente, quelle passate qui, non vorrei risultare ripetitiva, ma quelle passate qui, veramente, per me questa terra è magica. Dove hai anche quasi una seconda famiglia, Cesare Morisco, tanti amici. Sì, poi io comunque ho vissuto qua 6 mesi quando avevo 20 anni a Trani, quindi sono proprio legata a questa terra. Una parola sui tuoi costumi, sulla linea matinée. Beh, spero siano i vostri preferiti, mi auguro. Devo fare un fitting, devo vedere se mi è. L'uomo piace molto anche, okay. Quindi per ora il feedback è positivo. E poi cerco di dare sempre me stessa nella collezione, cercando di accontentare qualsiasi fascia d'età, qualsiasi tipologia di donna e di corpo, e mettendoci sempre me stessa. E per ora, finger crossed, sta riuscendo. È importante essere inclusivi e veramente aperti a tutti. Il tuo pubblico ti ringrazia anche di questo. Non deve essere una moda, ma deve essere un pensiero vero e veritiero. Thank you very much, buona Puglia, qualunque cosa tu faccia in estate.